la serataccia di Gubbio, resettare e ripartire, ben sei cambi, un po' per necessità in difesa di Pasquale, non al meglio, Brosco squalificato, giocano Pellacani e Messic, ma anche per scelta, centrocampo squizzato, play, Aloy, mezzala davanti, rientra Cangiano nel tridente completato da Merola e Cupone, Spal con sette assenze, eccola qui la prima occasione con Petrovic, bravissimo Pellacani, intervento provvidenziale. Poi dall'altra parte siamo al terzo minuto, c'è questa opportunità per Meazzi, bravissimo la circostanza, il portiere Galeotti, classe 2002, che ha scalato le gerarchie in casa Spal, ricordiamo la Spal assenza di Peda, pesante per squalifica il difensore polacco, l'uscita di Plizzari reattivo, è riuscito ad intercettare, ad evitare il peggio, e poi qui un colpo di testa di Merola, ma il gioco era stato già fermato dal direttore di gara per un fallo dello stesso Merola, i danni del suo dirimpettaio, poi Merola conquista il pallone, errore di Bruscagin, si gira Cupone che non inquadra lo specchio della porta, siamo al 31esimo, 0-0 il parziale, all'Adriatico Giovanni Cornacca con il Pescara che continua ad attaccare, c'è questa splendida palla verticale di Aloy per Merola che prende il tempo a Bruscagin e di testa incrocia laddove non sarebbe mai e poi mai potuto arrivare Galeotti, Pescara in vantaggio al 31esimo, ottavo gol in campionato per Davide Merola, tutto troppo semplice, dopo due minuti squadra lunga e larga, il destro incrociato in diagonale di Mirko Antenucci, 33esimo dopo due minuti dal vantaggio del Pescara, Petrovic per Mirko Antenucci, quarto gol in campionato, 40 anni per Antenucci a settembre, cresciuto nel Giulianova, originario di Termoli, qui c'è questa possibilità ancora per Meazzi, palla indietro e c'è la scivolata di Fiordaliso che evita il peggio, dunque intervento provvidenziale, difensore centrale ex Teramo, poi ancora siamo nel secondo tempo, il sinistro di Merola, la palla termina al lato, era sulla traiettoria il portiere Galeotti, poi ancora Merola e questa è una ottima opportunità, Cangiano, Meazzi non chiude la combinazione con Cangiano che avrebbe comodamente concluso verso la porta estense, prova una conclusione invece il tiro di Meazzi con la palla che termina fuori e poi questo il gol di Maestro entrato in corso d'opera, 1-2 con il suo compagno di squadra Rabbi, non è perfetto l'intervento a dirla tutta del portiere Plizzari, infortunio a nostro avviso di Plizzari, la Spal si porta in vantaggio al minuto 70, poi il Pescara reagisce, Floriani, il cross, colpo di testa di Cupone che timbra una clamorosa traversa, tutto questo al 74esimo, anche sfortunato il Pescara che poi riesce a procurarsi un calcio di rigore, uscita avventata di Galeotti che frana addosso a Merola, Merola si fa male, è costretto a abbandonare il proscenio al suo posto da Gasso sul punto di battuta, Cupone che allarga troppo il compasso, un rigore fallito da Cupone, il secondo in questa stagione, all'80esimo minuto, grande opportunità per il Pescara, poi 91esimo, 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Andreano della sezione di Prato, ci provano in tutti i modi i biancazzurri ma non accadrà più nulla, dopo 6 minuti di recupero a Pescara, Spal batte Pescara 2-1, il Pescara ripiomba nella crisi.